Bella ragazzi, sono Pulsar, benvenuti in un nuovo video. Oggi video di gameplay challenge, andremo a vedere la Bunker Chest Only Challenge. Cosa vuol dire? Che possiamo solo utilizzare il loot delle Bunker Chest, le nuove casse che ci sono solo all'interno della Season 6 di Fortnite e si trovano in determinati posti specifici e possono spawnare o non spawnare. In questo video vedrete anche perché dico che Steamy Stack Foschi Fumaioli è uno degli spot più forti in cui atterrare in questa season. Vi ricordo che quello che state per vedere è stato registrato in live su Twitch come tutti i mercoledì sera alle 21:30. Potete venirmi a trovare anche sulla piattaforma Viola, il link è qua sotto in descrizione. Pulsar Gaming trattino basso 91. Il primo minuto scarso di gameplay ha una qualità leggermente più bassa perché l'ho tratto direttamente dallo streaming, il resto invece l'ho registrato, quindi non vi preoccupate, la qualità migliora entro il primo minuto. Andiamo subito al video, sigla! Bunker Chest Only. Ho un'idea e una strategia. Ok, la mia strategia è già andata a puttana. Non ci credo. La mia strategia era Steamy Stack per prendere tre chest. Una, due e la terza è qua anche se non l'ho mai vista. No, c'è già un tizio che è lì per raccoglierla, rega. Ma è gravissimo, ma è gravissimo. Ma sono già morto praticamente. Porca miseria. Ah, rega, dai giocatori posso raccogliere solo le cure. Attenzione. Vorrei capire se lì c'è già qualcuno. Forse no. Oh sì, e ha già un lanciarazzi. Via, 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 via. Nel video di domani parlo proprio di riconoscere le armi dal rumore che fanno. E quello era proprio un lanciarazzi. No, vabbè, raga. Sarà mica qualcuno che è atterrato qua? Sicuramente, perché era subito sotto il bus. Credo sia in questa casa sul tetto, a bunker. E se non c'è, siamo a 0 su 3. Ma allora forse mi hai trovato, grazie a Max. Beh, meglio di niente. Quindi sì, dagli altri posso raccogliere pure i materiali. Allora, il piano è, facciamo un po' di materiali, torniamo verso Steamy e andrei a vedere se c'è quella di Corso Commercio qua, perché non è che me ne ricordo molte altre. Ce n'è un'altra qua o più o meno d'intorno, insomma. E tu? Era pure armato. Cosa stava facendo? Ciao YouTube. Saluta Lorenzo Loremelo. Ragioniamo un attimo. Dov'era quella? Qua c'è il ponte. È qua. Andiamo a vedere se c'è quella. Prendiamola lì. Non credo che ci sia la cesta, perché dovrebbe essere qua da queste parti. E là c'è una cesta. Qua c'è qualcuno. Dai, raga, la cesta rara lasciarla lì mi prende proprio male. Matte, grande, ciao. Allora andiamo verso corso. Questa è la nuova destinazione. Stavo leggendo la chat, non vale. Simpatico, ragazzo, molto. Molto simpatico. Volevo fare il muro in tempo, volevo metterlo più tardi possibile sperando che si colpisse in faccia. Ma l'ho messo troppo tardi. F, vi do prima il premio e poi rifacciamo la stessa bet. Tutti lose, rega, grazie. Va bene, avete vinto. Gioppi 300 su win. C'è fiducia, un po' troppa forse. Il tizio sta atterrando molto meglio di me. Ma è andato di là. Ci proviamo. Sto per morire. E non c'è la chest, porca miseria. Porca miseria.
Non è spawnata. Per fortuna anche lui non so che challenge stava facendo. Allora, l'ultima volta me l'ha renderizzata tardi, però non mi sembra che ci sia. Ma rega. Sto iniziando ad avere dei dubbi sulla facilità di questa challenge. Ma scusa, non avevo un medic davanti, l'ho lasciato lì. Ho fatto la furbata. Nice! Una ce l'abbiamo. Sì, ma sempre il P90 che faccio cagare col P90. Anche le granate. Lo scelto di Sailor Moon è assai bello. Vero? Me l'ha regalato Critico. Sto facendo un giro diverso e avrei dovuto tenere le cure. Forse il giro migliore è venire qua, dopo che ho fatto le tre ceste, non tornare a prendere il fosco e prendere la macchina. Cioè, tecnicamente non sto giocando passivo, sto andando in giro come un pazzo per la mappa. Ma non è la gente che non c'è. Allora. Oh, c'è un tizio. Si è nascosto dentro. No. Allora, rega, io sono contro lo sterminio di galline, però porca miseria, dietro il sasso si è nascosta e si è lanciata sotto la macchina all'ultimo momento. Non l'ho fatto apposta, mi dispiace. Ah, ok, era con l'esplosivo, direi, da. LOL. Sì, sarebbe molto bello tenere quello spasso, ma si è messi bene, no? È praticamente vinta. Full di tutto. Oh, è qua. C'è la nostra cara amica. Proprio tutto va bene. Non c'è un pompa, ma meglio di così era difficile. Let's go, Gioppi. Let's go. L'ho un po' full scesa questa, cioè. Mi sono lanciato proprio. Ho sentito qualche colpo in questa direzione. Allora, vediamo se riusciamo a fare la mega strategia delle granate. Così. Dove va questo? No, raga, dovete decidervi a stare in un punto solo. Ok. L'avevo detto. Dove si è nascosto? Olè. Let's go. Non ho più granate però adesso. Non so se lo sapevate, ma se andate esattamente a 67 metri e tirate le granate, non si vede il punto, al 90% di questa barra, quindi più o meno a quell'altezza lì, esplodono esattamente sul bersaglio. Mi sembra una cima. Questo non toglie il fatto che sono nella cacca, perché no, vabbè, di minimo 5 kill, 18 left, non male. Il livello di questa no, non l'ho detto, sto zitto. E poi becco. Eccolo. L'ho chiamato, guarda. Il bomber. Il bomber. Super carico. Porco Giudo. Ma questo lo lasciamo qua, eh. Questo tre colpi, colpito zero volte, si è lanciato come un pazzo. Come se mi avesse tolto 195, si è lanciato.
niente, non ho idea se, di dove potrei trovare altre zone. E come sempre, come tutte le challenge che faccio, si riduce per essere la solita challenge senza pompa, che odio. Ci potevo farla lì, dai. Che cosa li hanno fatti questi? Sfondo tutto con la macchina, un bagaglino di legno, no. Comunque il P90, rega, shredda, è che io non ci prendo mai quei colpi. Là c'è il tizio. Non so se mi conviene spararli da qua, perché poi se mi tiene fuori zona non è piacevole. Andiamo a vedere se becchiamo il tizio. Che gli succede? Questo, rega, direi proprio che è un bot. Lo sapevo che invece arrivava un bot. E poi mi ha colpito anche il bot, incredibile! Ok. Questo sta addirittura camperando. O l'hanno, o c'è qualcuno. È la mia macchina. Se non mi rompeva le balle quello, me la sarei ripresa. D'oro, c'ho la cura qua. Che spari. Oh, e l'altro che mi sparava. Là. Ma non esiste che ti... l'ho lasciato curare. Niente, stavo scherzando. Male incredibile per essere stato un pompa di quelli meci. E niente, con queste due armi, rip per i miei 300 punti. Rega, non avete visto la mia faccia. Ho fatto un jump scare incredibile. Dov'è? Che cacchio faccio? Sapevo io che sarebbe successo. Appena ho aperto ho detto what the fuck. Ma mi hanno spazio? No, non devo mettermi i muri dietro. È una meccanica completamente nuova sto arco comunque. Poi ad un Giuda, che pazienza che c'ha quest'uomo. Io non ho voglia di stare ad aspettare due ore per fare un fight. Adesso aspettiamo la zona, poi mentre vieni qua ne parliamo, va bene? C'è qualcuno dietro di lui? C'è qualcuno che sta pushando me. Raga, sta gente, porco, giuro, finito le cure. E carica il lanciarazzo. Raga, ho paura a uscire in faccia a sto qua senza un pompa. Raga, io mi sa che devo pusharla sta gente, non ho tanta scelta.
Sta scendendo giù. Oh mio Dio, che brutto finale. Dimmi che si suicida. Lo sapevo che l'avrebbe fatto! Stavo giocando troppo con quelle shockwave per non suicidarsi! Lo sapevo! Bunker chest only. Devo dire che comunque, cioè, non è che ti dia un loot terribile questa challenge. Il problema è che lo devi fare senza pompa. Beh, avevo una gran paura di saltargli in faccia questo, Che alla fine, quando non hai pompa, hai sempre paura di saltare in faccia alla gente. Giocata a caso, passivo, il finale, vinta. GG. Peccato che ho 9 kill. La decima ci stava. La decima ci stava.